Buongiorno a tutti, eccoci qui in questo nuovo video. Allora, come mai ci sono tutti questi slime? Allora, ve lo spiego subito. Oggi vi mostro come sono questi slime che ho comprato in edicola dopo un tot di tempo. Cioè, vediamo insieme se sono ancora buoni oppure se sono da buttare, insomma. Manca tra tutti questi lo Skiffydoll Battle Slime, che purtroppo l'ho già buttato perché era diventato proprio durissimo, cioè una pallina durissima, nonostante che io la tenessi in una scatola ben sigillata. Quindi vabbè. Quindi andiamo subito a vedere. Allora, questi tre. Anzi, questi quattro sono di circa 2 mesi, 1 mese e mezzo fa, e questi sono di 3-4 settimane fa. Quindi vediamo se c'è qualcosa che cambia, se sono buoni e un po', insomma, se conviene spenderci soldi oppure no. Quindi iniziamo dai più vecchi. Allora, iniziamo dalla Softy Melmito Slime. Allora, vediamo un po'. Allora, ancora il profumo si sente ed è bello morbido. Bello, sì, molto morbido, guardate. Molto buono. Ancora è perfetto. Ovviamente questo slime ha sempre perso tutte le palline di polistirolo, quindi l'unica pecca di questo slime è questa. Però insomma, questo qui mi pare che l'ho comprato a febbraio e sono 2 mesi e ancora buonissimo per giocarci. Quindi super consigliato, anzi ho fatto una spesa molto buona. Poi andiamo a vedere questo Twisty Slime. Andiamo subito a vedere. Ecco, guardate. Sto facendo una forte pressione, ma cioè, capite? Questo è da buttare completamente perché si è proprio indurito e non ha più elasticità, quindi vado subito a buttarlo insieme a voi perché non è più utilizzabile. Invece però la scatolina la tengo perché mi servirà per contenere altri slime che vedrete più avanti. Non vi dico più di questo, insomma. Quindi questo bocciato. Poi andiamo a vedere, sempre uguale a questo, il primo che avevo preso. E questo. Allora, questo è elastico, sì, ma c'è da dire che era duro quanto quell'altro, solo che qui ho aggiunto un po' di crema e un po' d'acqua. Infatti vedete che ci sono dei pezzettoni di slime duri all'interno che non si è ben amalgamato con il tutto. Quindi io direi di buttare pure questo, perché guardate. Non ha senso giocare con uno slime del genere, quindi via anche questo. E anche di questo tengo la scatolina. Mi pulisco un attimo le mani. Poi andiamo avanti. Anche questo è uno dei primi che
che è lo Skiffle Pasta Gummy. Aspettate che sono ancora sporca. Ok. Ancora profuma tantissimo, è proprio un profumo buonissimo. Andiamo a tirarlo via. Questo è proprio stato... Ah, è un po' rigido di suo. Quindi questo ha la stessa consistenza di quando l'ho comprato. Perfetto, è come nuovo praticamente. E mi piace tantissimo. È glitterato, bello profumato. Quindi questo è super promosso. Adesso vediamo quelli un po' più recenti. Allora, eccoli qua. Iniziamo da questo, che non mi rimane mai agganciato perfettamente il braccialetto, ma ok. Allora, questo era già un po' appiccicoso da quando l'ho comprato, quindi... Allora, no, ancora questo ha la stessa consistenza di quando l'ho comprato. Vedete? Questo è molto appiccicoso e unto. Il profumo è ancora buono. E niente, questo non mi fa molto impazzire come slime perché appunto è molto appiccicoso. Però ancora la sua consistenza originaria ce l'ha, quindi magari vedremo tra un po' se avrà qualche effetto diverso, se si asciugherà o altro. Intanto mi sto un attimo pulendo le mani perché ce l'ho tutte appiccicose. Ok, allora chiudiamo questo. Ok, e andiamo a vedere questi tre, come sono diventati. Ok, diciamo che il profumo si sente a malapena, però come consistenza è ottima. È come appena comprato per il momento, sì. Sì. È come appena comprato. Magari se vi piace questa tipologia di video, il mese prossimo li riprendo, magari con qualche altro slime che avrò comprato prossimamente. Anzi, che comprerò prossimamente e vedremo un po' un attimino tutto quanto se cambieranno questi qui passando più tempo se saranno ancora buoni. Quindi questo è buono anche questo. L'odore si sente a malapena, però si è un po' svanito. Vediamo se riesco ad aprirlo. Ok. No, questo è super morbidissimo. Anche qui l'odore è un po' svanito, però questo è buonissimo come odore, veramente. Quindi passiamo all'ultima. La pasta furba cambia colore. Allora, vediamo un po'. Questa è favolosa. Questa è favolosa veramente. Questa la... Scusate per i rumori, ma i vicini, ecco, sono un po' casinisti. Insomma, questa è super favolosa, mi piace da impazzire. È super elastica, poi scoppietta, mi piace veramente tantissimo.
Spero che no, non si asciughi mai. Spero che questa pasta non si asciughi mai perché è veramente bellissima. Quindi mi piace tantissimo. Ci giocherei a vita. Allora, in conclusione, beh, questi sono ancora buoni, però è passato appena un mese circa, quindi fa poco testo, ma se vi piace questa tipologia di video, tra un mesetto vedremo se saranno uguali o no. Poi, Softim, il mito slime, pollice in su perché è come appena comprato, quindi super perfetto. Schifidol Pastagami Infinity, idem, bellissima, profumatissima ma tanto come appena comprata, quindi super consigliata anche questa. Invece i due Twisty Slime, per niente, perché si sono seccati e non erano più elastici, quindi impossibile da giocarci, e quindi l'ho buttato insieme a voi. E anche lo Skiffydoll Battle Slime, anche quello non ve lo consiglio perché quello lì dopo circa un mesetto subito si è asciugato subito, quindi niente. Questa è la mia recensione su questi slime. Spero che questo tipo di video vi sia piaciuto. Se è così, fatemelo sapere con un bel like. Iscrivetevi al mio canale per rimanere sempre aggiornati su tutti i miei video. E noi ci vediamo al prossimo video. Vi mando un bacio e un abbraccio. Ciao!